tutti, oggi vi voglio fare un video. È un progetto che viene fatto con i decotape della stamperia. Tutto quello che vedete oggi sono appunto i prodotti della stamperia e ve li volevo far conoscere perché hanno dei decotape bellissimi. Per esempio questi due, che sono stile vintage, questo ha tante scritte, sempre, il decotape, in stamperia. Poi c'è questo, sono bellissimi. Poi c'è questo con il mondo, questo con le farfalle. Poi ci sono questi neri con i fiori, insomma, sono molto belli. Io oggi voglio fare questo progetto. Questi due sono due portachiavi. Questo l'ho fatto con questo e questo con questo. Quello che noi oggi andremo a fare sarà questo e ve lo faccio con questo tipo di cucitura. Non so se lo vedete. Mentre si possono fare anche cuciti a macchina. Allora, io ho fatto della stessa base. Solo che questo, essendo cucito a macchina, gli ho dovuto lasciare un bordo di mezzo centimetro, mentre questo l'ho tagliato pari e l'ho cucito con questo punto. Si chiama punto festone questo. Oggi però ve lo voglio fare con questo motivo qua, perché poi farò un progetto e lo userò insieme a questo cuoricino, quindi lo faccio con questo disegno qua. Ci servirà anche questa colla che si chiama vernicolla. Questa è satinata, sempre della stamperia. Poi il nostro decotape. Ci servirà dell'ovatta per riempire il nostro cuoricino, un ago e del filo, se, a seconda quello che scegliamo. Io farò questo, quindi lo metto bianco in questo qua. Poi un pennello, una matita, delle forbici e la base per fare il cuore. Per attaccare, io ho preso queste buste che servono per i documenti. Ora vi faccio vedere come fare tutto. Io mi sono tagliata il mio pezzettino di busta e ora lo vado a ricoprire. Mi raccomando che sia bene, facciamo una parte. Che sia bene ricoperto la parte che dobbiamo comunque tagliare e mettiamo bene a pari senza fare spazi, perché altrimenti poi dopo sta male perché si vede quello sotto. Ecco qui. E facciamo così anche nell'altro. Abbiamo ricoperto tutte e due. Ora ci prendiamo la nostra base del cuore, ci prendiamo la matita e ci segniamo il contorno.
ecco qua tutte e due le nostre parti, vedete? Ah, mi sono dimenticata di dirvi, per fare questo io l'ho tagliato così perché facciamo questo tipo di cucitura, ma per fare questo mi conviene prendere il pezzo, lasciarlo, mettere il nastro, il decotape, poi fissare tutte le parti mobili con dello scotch in modo che rimangano tutte e due fisse e cucirle. Poi ritagliare dopo lasciando un pochettino di spazio dalla cucitura, perché altrimenti fate fatica a cucirlo a macchina. Ora ci prendiamo il nostro ago e iniziamo a cucire. Prendiamo la prima parte, metto il filo dentro, io inizio sempre dal centro, poi voi iniziate dove vi pare. Questo, vedete, per fissarlo. Ora metto pari e ripasso dentro. Ecco qua, l'abbiamo fissato e ora iniziamo a cucire. Per fare il punto che vi dicevo, allora passiamo il filo, cerchiamo di fare le stesse distanze per fare un lavoro più pulito. Una volta che siamo passati, prendiamo il filo da dentro, così, vedete, così, e tiriamo. Rifacciamo, tiriamo il filo sempre qua, vedete, così, passiamo dentro al filo e tiriamo, ed è così, non so se si vede, si riesce a vedere, e lo facciamo tutto attorno. Fatto, ora vedete, guarda, questa è la cucitura. Ho lasciato un'apertura, finirò dopo, perché questo ora dobbiamo riempirlo con questo latta qua. Si potrebbe pensare anche in modo... Vedete come viene bello pacisottello. Ora finiamo di cucirlo. Comando, vedete le cuciture, cercare di fare la stessa lunghezza e la stessa distanza. Ora, per proteggere
il nostro décolleté, io gli do una mano di vernicolla e vi faccio vedere come. Prendo, ci verso sopra un po' di questa colla e la passo su tutto il cuore. Lo lasciamo ad asciugare. Ecco qua il nostro cuore finito. Mi sono dimenticata di dirvi una cosa. Quando cucite a macchina, ma anche se cucite a mano, mi raccomando, appena avete finito di cucire, pulite bene l'ago, sia quello della macchina da cucire che quello che avete cucito a mano, perché quando cucite e passate, l'ago si sporca della colla che c'è sotto. E quindi fa fatica anche a scivolare. Io consiglio anche di dare un po' di olio nell'ago in modo che riuscite a far passare bene l'ago da un punto all'altro. Vi metto anche la pagina dove potete inserire la vostra città e vedere qual è il posto più vicino a voi che vendono i prodotti della stamperia. Detto questo, se avete qualche altra info da chiedermi o semplicemente volete sapere altre informazioni su questi prodotti, mandatemi una email oppure scrivete nel box in fondo. Torno a ripetere, questi prodotti ne vale veramente la pena perché sono belli. Hanno delle fantasie, io uso anche le loro carte e sono bellissime. Vi lascio un abbraccio e al prossimo video. Ciao!